Ogni anno moltissime compravendite avvengono tra coevi. Vuol dire, ad esempio, che alla morte dei genitori, due fratelli prendono il 50% di ogni singola casa. Abbiamo visto come vengono gestite le quote ereditarie in questo video che ti metto qua. E a quel punto uno decide di ricomprare la casa dell'altro. Questa è un'operazione che idealmente è molto semplice, ma nasconde un po' di insidie. Ad esempio, la prima è la mutuabilità dell'immobile. Qualora tu avessi bisogno di fare un mutuo per comprare la quota di tuo fratello o di tua sorella, non è detto che la banca ti finanzi. Questo perché è capitato diverse volte che questo meccanismo venisse utilizzato per o nascondere dei debiti o tirare fuori da un immobile il massimo possibile in termini di capitale per poi non pagare niente a fronte del fratello che rimane invece sano e la casa che quindi rimane in pancia alla famiglia. E questo è il motivo per cui bisogna impostare subito con la banca una trattativa di questo tipo, definendo al meglio quelli che sono gli importi, le modalità a seconda del valore immobiliare che comunque viene periziato. E la seconda cosa che può portare ad avere qualche dubbio per quanto riguarda il fratello invece che vende, ed è questo il caso per cui sono stato contattato, mi veniva chiesto se, siccome il valore immobiliare era anche relativamente basso, in questo caso si parlava di un appartamento da circa 70.000 euro, compravenduto per 35.000 euro tra un fratello e l'altro, se in questo caso il fratello che vendeva fosse soggetto anche a tassazione. Quindi noi sappiamo che, abbiamo visto più volte, ti collego l'altro video qui, che in caso di vendita prima dei 5 anni, l'immobile è soggetto alla tassazione della plusvalenza per il 26%. E in questo caso l'articolo 67 del TUIR definisce che la plusvalenza non è prevista nei casi in cui l'immobile derivi da successione, quindi il fratello che vende incassa 35 ma non deve pagare plusvalenza, e quindi questo poteva agevolare un po' la trattativa tra di loro. Questo potrebbe capire se a fronte di 35.000 euro di patrimonio acquisito devo pagare il 26%, probabilmente per voi sarebbe stato molto più conveniente mettere a reddito questo immobile che invece ha una buona redditività. E questo è un po' il ragionamento che gli ha portato a contattarmi per una consulenza. Spero che questo video ti sia stato utile. Se hai qualche domanda da fare, scrivila qua nei commenti e iscriviti al canale. Ciao! Ti serve una consulenza legata alla gestione del patrimonio immobiliare o all'investimento immobiliare? Scrivimi la mail che trovi in didascalia. Ciao!